Questo video riguarda la composizione delle velocità. Abbiamo i due fisici che si lanciano il disco di ghiaccio secco. Vediamo che il primo fisico lo lancia al secondo e il secondo cerca di lanciarlo indietro più o meno con la stessa velocità. Ora di nuovo il primo fisico lancia il disco al secondo, ma stavolta il tavolino si sposterà verso destra con una certa velocità che chiamiamo U, una certa velocità rispetto alla parete. Vediamo che il tavolino sta avanzando e quindi a noi che stiamo fermi rispetto alla parete sembrerà che il disco è stato lanciato con una velocità maggiore, perché la sua velocità, la velocità di lancio, che era la stessa di prima, però si somma con la velocità con cui si muove tutto il tavolino. Viceversa, quando il disco viene lanciato all'indietro, ci sembrerà che va più piano. Rivediamo. E perché accade questo? Perché stavolta la velocità totale del disco sarà data dalla sottrazione tra la velocità del tavolo e la velocità di lancio. Facciamo un esempio semplice. Immaginiamo che il tavolino che sta andando verso destra sia un treno e il disco sia una persona che cammina prima verso la testa del treno e poi verso la coda. Immaginiamo che il treno vada a 100 km orari e la persona corra a 10 km orari sul treno. Noi che stiamo alla stazione, quindi il punto di vista esterno, come in questo video, vediamo che la persona rispetto a noi corre a 110 km orari quando va verso la testa del treno, perché dobbiamo sommare i 100 km orari con i 10 della sua corsa. Viceversa, quando invece il disco torna a sinistra, è come una persona che corre nel treno verso la coda del treno. Quindi il treno va a 100 km all'ora in avanti, la persona corre a 10 km all'ora a sinistra, a noi sembrerà che la persona vada a 90 km orari. Cioè la differenza delle due velocità. Qui rivediamo quello che accade: il disco lanciato in avanti, il tavolino che si muove e il disco lanciato all'indietro che sembra andare, che va molto più piano rispetto a noi che stiamo fermi alla stazione. Qui viene fatto il disegno e U è la velocità del tavolino più V, che è la velocità di lancio del disco. Sarebbe come dire 100 km orari più 10 km orari, 110 km orari. Quando invece il disco viene lanciato all'indietro, bisogna fare la sottrazione U meno V, sarebbe 100 km orari meno 10 km orari, quindi fa 90 km orari. Questa si chiama l'addizione classica o l'addizione galileiana delle velocità e si ha quando un oggetto si muove in un sistema di riferimento con una certa velocità V e a sua volta però il sistema di riferimento si muove rispetto alla stazione con una certa velocità U. Va notato che questa composizione di Galileo delle velocità in realtà non vale in relatività, nella relatività di Einstein, dove la composizione delle velocità è molto più complicata di una semplice somma o sottrazione. Questo è anche logico perché noi sappiamo che uno dei postulati della relatività è che la velocità della luce è una velocità limite che non può essere né raggiunta né superata dagli oggetti materiali. Se la somma della velocità, la composizione relativistica, fosse una semplice somma o sottrazione, noi potremmo avere per esempio un treno che viaggia all'80% della velocità della luce e un oggetto che si muove sul treno per esempio al 40% della velocità della luce. Allora con la semplice somma noi otterremo l'80% più il 40% e il 120%, quindi otterremmo un oggetto che, visto dalla stazione, quindi da un sistema di riferimento esterno, andrebbe più veloce della luce, al praticamente 120% della velocità della luce. E questo è impossibile perché violerebbe uno dei principali postulati della relatività di Einstein. Quindi la regola di composizione di velocità nella relatività è molto più complicata di una semplice somma o sottrazione.